Allora, scusate che siamo un po' in ritardo, ma insomma ci è voluto un po' per organizzare tutta questa manifestazione di oggi. Perché abbiamo cominciato stamattina presto, alle 8, perché oggi, per chiedere un vertice, insomma l'avrà visto, si è tenuta la Marcia della Pace, la seconda Marcia della Pace che organizziamo qui ad Umbertide. E quest'anno è stata una Marcia della Pace un po' particolare, perché è stata una marcia della pace che è partita da e ha attraversato i luoghi simbolo della prima e della seconda guerra mondiale, proprio con l'obiettivo di voler costruire un collegamento tra questi eventi disastrosi, eventi bellici che hanno interessato il secolo scorso, per lanciare in maniera ancora più forte un grido per sostenere la libertà, per sostenere la pace. Quindi pubblicazioni, quindi belli lavori di Mario Tosti, che è un nostro concittadino che ha scritto numerosi libri appunto su quel periodo della guerra, Il sangue versato di Pierino Monaldi e Alvaro Tacchini. Ecco, io quindi voglio ringraziare loro e voglio ringraziare veramente anche il lavoro notevole che è stato fatto da parte dei nostri uffici, da Cinzia Ragni e Giuliana Monacelli, perché insomma riuscire a recuperare appunto dall'archivio storico del comune e ricostruire, ritrovare poi dove mandare le lettere di invito che vi sono arrivate non è stato sicuramente molto semplice. Vi ringrazio anche perché so che molti di voi vengono anche da fuori, alcuni vengono anche da fuori regione, e quindi credo che sia stato anche un impegno, no, nella giornata per spostarsi e arrivare fino qua. Quindi non vi voglio tenere ancora più a lungo. Adesso noi procederemo a leggere appunto i nomi di queste persone, sono 180-185, li leggeremo e poi consegneremo appunto queste pergamene ricordo che l'amministrazione comunale ha voluto appunto realizzare per questa occasione. Quindi noi vi ringraziamo e proseguiamo con la lettura appunto di questi nominativi. Grazie. Pierino Monaldi, orfano di guerra. E quando qualche volta parlo ai ragazzi dico: io della guerra vi posso raccontare poco, perché sono nato il 14 maggio del 44. La mia mamma diceva: dopo che sei nato, dopo 18 giorni è passato il fronte, e praticamente a quell'età non ci si può ricordare. Ma quello che ho subito dall'evento della guerra ve lo ricordo, perché soltanto a 53 anni sono riuscito a toccare la tomba con scritto Monaldi Giuseppe, che era il mio babbo. Lui mi ha messo al mondo, il 24 agosto è ripartito per la Jugoslavia e l'8 settembre, il giorno dell'armistizio, l'hanno incassettato e andato in un lager tedesco, dove il 1 maggio del 45, guerra finita, è morto di fame. E naturalmente questo mi ha toccato, mi ha segnato e mi ha dato un'infanzia che credo che non debba più succedere a nessuno. Però Arcelli Vittorio, 58. Artucci Dino, 40. Bacini Pietro, 16. Bacuccoli Nazareno, 34. Baffetti Domenico, 40. Baldoni Filomena, 50. Bartocci Sigfrido, 17. Bartolini Boris, 20. Basini Marsilio, 33. Bassetti Guglielmo, 26. Bazzurri Primo, 24. Beacci Giuseppe, 30. Bevi Alberto, 20. Beacci Giuseppe, 30. Belardinelli Ennio, 22. Belardinelli Carlo, 35. Bellezzi Isolina, 41. Benizio Ormindo, 22.
Berettini Marsilio 23, Bernardini Gildo 23, Bernardini Giuseppe, Bernasconi Guido 18, Betti Angelo, Pistarelli Pietro, Pistoni Achille, Bongini Radio 29, Boriosi Roberto 50, Boriosi Ruggero 41, Bottaccioli Stefano 77, Braconi Elisa, Braconi Gelindo 45, Braconi Anna 8, Braconi Francesco 14, Braconi Lorenzo 11, Braconi Luigina 19, Braconi Maria 4, Braconi Rina 16, Roccoletti Marziale 28, Roncolo Lazzaro 70, Brunetti Celestino 23, Bruni Gino 28, Bruni Giuseppe 53, Bucaglioni Gennaro 21, Bucaglioni Italiano 27, Bussotti Leopoldo 27, Cacciamani Riccardo 21, Calderini Fulvio 22, Capitocchi Cesare 36, Caprini Giovanni 20, Cardinali Domenico 25, Caroscioli o Carascioli Vittorio 26, Casacci Pasquale 32, Casimirri Fiorello 21, Catorci Ferdinando 22, Ceccagnoli Renato 24, Ceccarelli Domenico 23, Cencetti Virgilio 23, Cherubini Claudio 33. Chioccia Antonio 25, Cinaia Giacomo 22, Ciocchetti Oliviero 30, Cittinello 29, Conte Antonio 22. Corazzi Domenico 25, Corbucci Emilio 24, Cozzari Dante 22, Cozzari Dante 29, Cozzari Remo, Gianfranco
Franceschi Giobattista, 21. Giombetti Antonio, 49. Giombini Pietro, 30. Giombini Pietro, 33. Ignazzi o Ignazzi Marino, 23. Confiacani Ettore. Ettore, 78. Grilli Quintilio, 30. Guardabassi Aristide, 30. Guidelli Celestino, 21. Lipa Solfito Margherita, 50. Lisetti Vincenzi, neanche un anno. Lisetti Vincenzo, 20. Lucchetti Andrea, 29. Mannucci Letterio, 33. Marchesi Angelo, 20. Marconi Giuseppe, 21. Marinelli Marino, 25. Masella Mario, 25. Mastriforti Natale, 28. Matteucci Giovanni, 23. Mattioni Lorenzo, 28. Melograno Mariano, 29. Milleri Azzelio, 32. Minelli Fernando, 21. Minossi Nello, 23. Monsignori Ciro. Monsignori Ciro, meno di un anno. Montanucci Ivo, 29. Moroni Renato, 21. Mortini Pasquale, 24. Negroni Alunni Luigi, 30. Nigella Pietro, 36. Novelli Gino, 20. Orazzi Costanzo, 23. Orazzi Fernando, 30. Orazzi Luigi, 36. Orazzi Romano, 30. Palazzoli Natalino, 15. Pannacci Cesare, 30. Francesco, 30. Pannacci Giuseppe, 43. Pannacci Guido, 23. Paoletti Emilio, 65. Pauselli Antonio, 25. Galli Guido, 21. Piccioloni Dario, 27. Pisistrelli Fernando, 23. Picottini Amedeo, 29. Pieroni Carlo, 28. Pieroni Primo, 27. Vignattini Luigi, 24. Pinzaglia Carlo, 28. Poggioni Angelo, 55. Porrini Enrico. Porrozzi Marsilio, 30. Porrozzi Roberto, 29. Pucci Quirino, 23. Ragni Fernando, 23. Ramaccioni Adolfo, 35. Ramaccioni Domenico, 22. Ramaccioni Mario, 18. Thank you.
Reggiani Francesco Mauro, 29. Rugai Arcangelo, 29. Rometti Coriolano, 32. Rosati Giuseppe, 19. Rossi Gino, 34. Rossi Giordano, 27. Rossi Pietro. Rossi Vincenzo, 23. Rossini Nello, 19. Samba Nazareno, 22. Serracchi Florido, 22. Scorcinio a Torino, 22. Silvi Carlo, 26. Serafini Giuseppe, 22. Serafini Stanislao, 30. Simoncelli Stefano, 32. Starnini Giuseppe, 23. Tancini Alberto. Tancredi Giuseppe, 31. Taschini Vittorio, 34. Tosti Guerriero, 29. Trinari Ugo, 1. Trinari Aldo, 24. Trinari Antonio, 25. Vagliani Rosa, 55. Valenti Attili, 32. Vivi Arnaldo, 36. Zoppi Giuseppe, 24. Zucchini Cesare, 24. C'è qualcuno che non abbiamo chiamato? Ah, Bartolini. Se qualcuno vuole dire qualcosa... Thank you.
Allora scusate, c'ho una comunicazione.